Spirito del Signore su di me, lo Spirito con l'unzione mi ha consacrato, lo Spirito mi ha mandato ad annunziare ai poveri un lieto messaggio di salvezza. Lo Spirito di sapienza è su di me per essere luce e guida sul mio cammino. Mi dona un linguaggio nuovo per annunziare agli uomini la tua parola di salvezza. Lo Spirito del Signore su di me, lo Spirito con l'unzione mi ha consacrato, lo Spirito mi ha mandato ad annunziare ai poveri un lieto messaggio di salvezza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Con voi e anche con quelli che ci seguono da lontano. Oggi, giorno del Signore, questo senso di comunione allargata. Diceva il Papa Paolo VI, già santificato, ogni uomo è mio fratello. Alla presenza del Signore, che oggi si umilia, mescolandosi con i peccatori, in atto di ricevere il battesimo, chiediamo umilmente perdono anche noi dei nostri peccati per una degna celebrazione della cena del Signore. Signore, Re della pace, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, luce nelle tenebre, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, immagine dell'uomo nuovo, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Del mondo, abbi pietà di noi.
Padre onnipotente ed eterno, che dopo il battesimo nel fiume Giordano proclamaste il Cristo tuo diletto figlio, mentre discendeva su di lui lo Spirito Santo. Concedi ai tuoi figli, rinati dall'acqua e dallo Spirito, di vivere sempre nel tuo amore. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità del Padre e dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. Proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra e le isole attendono il suo insegnamento. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano, ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Parola di Dio. Date al Signore, Figlio di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore nel suo atrio santo. La voce del Signore è sopra le acque, il Signore sulle grandi acque. La voce del Signore è forza, la voce del Signore è potenza. Il Signore benedirà il suo popolo con
buona è il Dio della gloria. Nel suo tempio tutti dicono gloria. Il Signore è seduto sull'oceano del cielo. Il Signore siede re per sempre. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia a qualunque nazione appartenga. Questa è la parola che Egli ha inviato ai figli di Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo». Questi è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te. E tu vieni da me?» Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco si aprirono per lui i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento». Parola del Signore. Gloria a Dio Cristo. Il battesimo di Gesù Cristo nel Giordano creò seri problemi alla primitiva comunità cristiana, perché ci si poteva domandare: ma che bisogno aveva Gesù di ricevere un battesimo di penitenza per la remissione di peccati che non aveva? Lui che si era fatto uomo, assumendo tutto dell'uomo, meno il peccato, perché il peccato di per sé non appartiene alla natura dell'uomo,
L'uomo cioè non è uomo perché è peccatore, piuttosto l'uomo è uomo perché è figlio di Dio. E sappiamo che Dio ha fatto bene ogni cosa, senza alcuna imperfezione. E poi risultava ai loro occhi che Giovanni Battista diventava superiore allo stesso Cristo Gesù. L'incarnazione che noi abbiamo commemorato nelle feste di Natale comportava certamente anche questo, di scendere in mezzo agli uomini così come gli uomini erano, e gli uomini di allora erano peccatori come lo sono quelli di oggi. Non aveva forse insegnato Gesù: non sono venuto per i giusti ma per i peccatori? E quindi viveva con i peccatori, si mescolava con i peccatori, e questo costituiva uno scandalo per i farisei del tempo. È entrato in casa di Zaccheo e perfino ha mangiato con lui. Questa complicità con il peccato, con i peccatori, suonava scandalo, ma anche oggi, se un sacerdote dovesse entrare in un luogo malfamato, non hanno bisogno del medico i sani, ma i malati. Gesù dunque si mescola, e non è l'unica volta, è una costante, e anche quando sarà innalzato sulla croce, accanto a sé avrà due ladroni, due terroristi. Noi siamo soliti dire: chi va con gli zoppi impara a zoppicare. Ma Gesù avrà zoppicato? Era venuto per ben altro scopo. Però dobbiamo anche dire: e chi va con i santi, che cosa impara? Anche San Pio da Pietrelcina ha ricevuto il suo battesimo. Erano le 5 della sera del 25 maggio 1887. No, 1887. Sua madre tornava da Piana Romana perché aveva avvertito i primi sintomi. Avrebbero voluto battezzarlo in quella stessa sera, ma trovarono la chiesa chiusa. Ma già allora, stando alle parole della levatrice, è nato in un velo bianco, che sarà mai questo bambino? Ma il Signore Gesù, quando ha chiesto il battesimo, aveva circa 30 anni. E sarebbe piaciuto anche a me ricevere il battesimo nella piena consapevolezza, per una libera scelta, non per una tradizione familiare, per convenienze sociali, il che può suonare imposizione, ma perché un cammino di maturazione che ci porta a fare la scelta giusta, e quindi diventa automaticamente una conversione da una vita di peccato ad una vita di grazia. Se il peccato ci allontana da Dio, la conversione ci riporta a Dio. Ma dobbiamo fare una bella distinzione tra il battesimo predicato e amministrato da Giovanni, voce che gridava nel deserto: preparate la via al Signore che viene. Il Battista dichiarava di se stesso: io vi battezzo con acqua, un battesimo di acqua. Lui invece, il più forte di me, che viene dopo di me, vi battezzerà nello Spirito Santo
E San Luca aggiunge pure nel fuoco. Quindi noi non abbiamo ricevuto il battesimo di Giovanni Battista, ma il battesimo istituito da Cristo Gesù. Ed è quello che ci libera dai nostri peccati. Ma poi in quel Giordano, quel fiume, si ebbe una prodigiosa, strepitosa teofania. Noi abbiamo memorizzato una epifania. Ecco, la teofania è l'esplosione del mistero trinitario. Si squarciarono i cieli, si aprirono i cieli, quei cieli che erano stati chiusi con la prima colpa dei progenitori. Si riaprono e da quei cieli scende in forma corporea lo Spirito Santo. E non solo si deposita su Gesù, ma vi rimane. E sarà in quello stesso Spirito che il Signore Gesù poi si inoltra nel deserto. Ma si udì anche la voce, e non poteva essere altro che la voce del Padre, perché parla in termini di figlio. Questo è il figlio mio, l'eletto, il prediletto, l'amato, nel quale io mi compiaccio. È quel servo di Yahweh di cui ci parlava il profeta Isaia. Quelle parole che l'angelo rivolse a Maria: il Signore è con te. Ecco che anche il servo di Yahweh ha questa garanzia. Ecco il mio servo che io sostengo, e quindi io sono con lui. E chi sta con il Signore sta dalla parte più forte. Con Dio noi faremo cose grandi, dirà il salmista. E quel battesimo, tanto di Gesù come di coloro che insieme a lui lo ricevettero, dà inizio alla cosiddetta vita pubblica. Quindi un battesimo che costituisce come una solida base, un fondamento, sul quale puoi costruire tutto l'edificio della vita cristiana. Su buone basi e non su terreno di riporto, chi costruisce ha la garanzia di non farsi abbattere neppure dalle forze sismiche. E la vita del cristiano, di colui che ha ricevuto il battesimo, a qualunque età della vita, diventa una consacrazione. Il cristiano è un consacrato, non soltanto il religioso o la religiosa. Tutti i credenti in Cristo sono stati consacrati, di quella consacrazione battesimale che ci rende figli di Dio, profeti, sacerdoti, è il sacerdozio comune dei fedeli, e re e messia. Quindi noi siamo invitati a vivere di questa partecipazione alla grazia. Tutte le volte che sono stato nella terra di Gesù, tappa irrinunciabile il rinnovamento del battesimo nel fiume Giordano. Non semplicemente quella poca acqua che si versa sul capo di un neonato e poi magari diventa occasione di festeggiamenti, di invitati, di regali. Non è questo il battesimo cristiano. Il dono che riceviamo, strappati al potere delle tenebre, trasferiti nel regno della luce. Quando io ero in Africa, il battesimo non veniva regalato, ma bisognava conquistarselo attraverso una catechesi prolungata nel tempo. E il battesimo che si amministrava allora in tre tappe:
c'era un battesimo di sale, un battesimo di olio e un battesimo di acqua. Ma vi garantisco che alla conclusione di quel battesimo la festa scoppiava. Bianco vestiti, uomini e donne dalla pelle scura, cantavano, saltavano, scorrazzavano. Era veramente una festa partecipata. Io credo che anche noi abbiamo tutto l'interesse di recuperare il nostro battesimo, che potremmo dire si perde nel buio dei tempi. Recuperarlo anche a partire dal certificato. Il tal giorno, alla tale ora, presente quel sacerdote con padrini o madrine, veniva innestato nella famiglia dei figli di Dio questa creatura. È una rinascita. Da figli dell'ira che eravamo, siamo diventati figli di un Padre buono che è nei cieli e abbiamo raggiunto una moltitudine di fratelli. E allora vivere quel battesimo e vivere quella fratellanza universale diventa non soltanto un dono, un pregio, ma un preciso dovere. Che il Signore ci dia la grazia di recuperare quel dono e poterlo anche mettere a frutto. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Nel battesimo siamo diventati figli di Dio. Verifichiamo se la nostra vita è conforme alla buona novella. Raccolti nella comune preghiera, diciamo con fede: rinnovaci, Signore. Rinnovaci, Signore. Perché la Santa Chiesa, attraverso il battesimo, possa condurre gli uomini a Cristo, accogliendoli nella famiglia di Dio, preghiamo. Rinnovaci, Signore. Perché i genitori, scegliendo il battesimo per i loro figli, possano impegnarsi nella loro educazione attraverso comportamenti coerenti di vita cristiana, preghiamo. Rinnovaci, Signore. Perché tutti i ministri di Dio, sparsi nel mondo, portino a quanti a loro si affidano la speranza e la gioia della buona novella. Preghiamo. Rinnovaci, Signore. Perché i battezzati che si sono allontanati dalla fede
attraverso la nostra preghiera, possano tornare a sentire ardere in essi la fiamma dell'amore che li ha resi figli di Dio. Preghiamo. Rinnovaci, Signore. Perché l'Eucaristia che stiamo per celebrare rinnovi in noi il sentimento di adesione a Cristo, rendendoci messaggeri della Sua parola, preghiamo. Rinnovaci, Signore. Accade che più volte mi si chieda di pregare. Ecco, io invito anche voi, nel silenzio del vostro cuore, a esprimere una intenzione di preghiera. O Dio d'amore, donaci la grazia del tuo Spirito per essere chiamati davvero figli del tuo Figlio e giungere alla vita eterna per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Allode e gloria. Ricevi, o Padre, i doni che la Chiesa ti offre, celebrando la manifestazione del Cristo, tuo diletto Figlio, e trasformali per noi nel sacrificio perfetto che ha lavato il mondo da ogni colpa. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nel battesimo di Cristo al Giordano, tu hai operato segni prodigiosi per manifestare il mistero del nuovo lavacro. Dal cielo hai fatto udire la tua voce, perché il mondo credesse che il tuo Verbo era in mezzo a noi. Con lo Spirito che si posava su di lui come colomba, hai consacrato il tuo servo con unzione sacerdotale, profetica e regale, perché gli uomini riconoscessero in lui il Messia, inviato a portare ai poveri il lieto annunzio. E noi, uniti alle potenze dei cieli, con voce incessante, proclamiamo la tua lode. Dell'universo, i cieli e la terra.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte. Salve. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Vi invito come fratelli a scambiarvi un segno di pace. Grazie.
Signore Gesù Cristo, figlio del Dio, morendo la Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Credo in te, Signore, credo nel tuo amore.
Preghiamo. Dio misericordioso, che ci hai nutriti alla tua mensa, concedi a noi, tuoi fedeli, di ascoltare come discepoli il tuo Cristo, per chiamarci ed essere realmente tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.